Le aspettative assolutamente sono quelle, soprattutto ma su questo non sono sicuro, cioè sono sicuro perché la mia compagna ed io penso che riusciamo a dare un'educazione molto molto importante, quindi penso che lei sia una bimba che già adesso è molto indipendente, quindi mi aspetto che sia una bimba che faccia la sua strada, sapendo che l'educazione e il rispetto sono le basi di tutto. Noi via da una squadra femminile, se nel futuro la squadra che era di Federa a Siena, la prendiamo un braccio a me. La bimba a parte che mi stupisce perché si dice che in Toscana, no? Che comunque si parla l'italiano migliore. L'altra volta ho detto papà spengila, non c'è, cioè, io non l'ho mai detto, anzi pensavo che si dicesse, cioè, che fosse in errore, no? Invece è una bimba, la mia famiglia, io personalmente ci siamo trovati molto bene, ci troviamo molto bene qui a Siena, in Toscana, una città che ti permette di vivere in maniera molto serena. Bisogna entrare sicuramente nella testa delle persone, perché Siena è unica sotto tutti i punti di vista, la mentalità, il fatto che ci siano queste 17 contrade che comunque cercano di primeggiare l'una con l'altra, è unica nel fatto che nonostante pochissime, la popolazione sia di 50-60 mila abitanti, c'è la mezzana che praticamente è un po' l'Inter, la Juve, il Milan del campionato, no? Visto che ha vinto 5 scudetti, e c'è una squadra con la Roma in Serie A, nonostante ci sia una popolazione veramente piccola, no? Perché adesso 60 mila abitanti non sono tanti. Quindi è una città secondo me un po' molto sotto tutti i punti di vista. Il Vignotti e Fabiano presenti, che ci racconti? Sono due persone che sicuramente hanno contribuito in maniera importante e determinante, come le altre persone dello Stato, fanno una domanda straordinaria. Personalmente so che non è facile condividere col sottoscritto, perché sono uno che, siccome richiedo sempre il massimo di me stesso, poi chiedo anche agli altri, a chi mi contorna, richiedo sempre l'eccellenza, quindi sono molto non cattivo, però prendo tanto degli altri. Devo dire che loro si sono adeguati in maniera intelligente, in maniera importante. Penso di aver dato tanto a loro e che loro abbiano avuto tanto anche da imparare. Durante l'annata si è trovato due allenatori tifosi del Siena, perché tutte le volte che la fila guardavano tutto a noi e commentavano l'Erda e Tessera. Amatissimi entrambi, in pari modo. No, assolutamente. Sicuramente bisogna fare un distinguo, no? Nel senso che Leanda è stato messo alla guida di una macchina di Formula 1, pare quella di Siena, se non fosse più forte. E Tesser si è trovato comunque con la squadra, con l'allata, vinto un campionato di Serie C a mani basse perché avevano vinto con un mese di anticipo. Quindi hanno fatto un campionato secondo me straordinario. È inevitabile che nel momento cruciale loro hanno pagato un pochettino il fatto di, cioè, finché è stata in lotta e nessuno gli chiedeva niente, ha retto la botta. Mentre noi nel Siena con l'Atalanta eravamo abituati a fare un campionato con uno stress e pressione fin dalla prima giornata. Quindi io penso che nel momento cruciale questo è contato molto, perché noi eravamo abituati sia allo stress che alla pressione e a giocare per finire. Loro hanno pagato l'ansio, però devo dire anche che secondo me in questo momento è la squadra favorita per il playoff. Veramente in bocca al lupo, all'Edda, stasera, amatissimi e stimatissimi. Peccato per loro, ce ne va due dietro in Serie A, è toccato a noi. Sicuramente vanno per loro gli arbitri, la sfortuna, sicuramente questo basta, ci ha mandato 20 punti, probabilmente no. Di questo non lo possano venire assolutamente, perché ripeto, l'Atalanta in Siena alla fine hanno meritato perché hanno fatto un campionato a parte,
e nel momento importante che succede il campionato hanno dato, come dico io, una scommata e hanno lasciato l'editoriale. Detto questo, il Novara e il Varese penso che siano state delle rivelazioni del campionato e che sicuramente il Torino poteva fare molto molto di più rispetto a quello che ha fatto. E quindi secondo lei viste la Novara favorito per il playoff? Io vedo il Novara e il Varese, due squadre che rispetto agli altri hanno grande entusiasmo, hanno tutto da guadagnare e poco da perdere e quindi onestamente le vedo, vado contro i favori del pronostico, no? Le vedo favorite. E se ci dovessi dire qualche giocatore di Serie B che l'ha colpita e che secondo lei potrebbe fare bene anche in Serie A? Ce ne stanno tanti. Iniziano proprio dal Novara, no? Perché il Novara secondo me ha Bertani Gonzalez, che sono due giocatori che in Serie A possono fare la fortuna di tante squadre. Anche il Varese stesso ha giocatori come Carrozza che noi abbiamo seguito e poi non abbiamo preso che comunque abbiamo fatto altre promozioni purtroppo, però ci sono diversi giocatori che possono essere qui, che possono fare in Serie A, sicuramente quelli del Siena. Mister, io ti ringrazio perché posso dare del tuo, ti ringrazio per questa annata fantastica e sono vittore della tifosi della Roma. Non so il futuro cosa dirà. Sicuramente Siena ti ha stimato, ti ha forse chiamato, stasera penso è stata la dimostrazione di quanto la città sia attaccata e sia contenta di averti avuto ad allenare la propria squadra. Io penso la vista di fosse. Mi hanno sempre seguito e non sono stati cupi in giustizia. No, assolutamente, ripeto, poi bisogna sempre fare un stimolo, bisogna fare il tocco del compagno, assolutamente, la pandemia c'è sempre stata, ho sempre chiarito la mia posizione, anche quando ho esternato delle situazioni forti, ho chiarito che i gruppi organizzati sono sempre stati a favore della come non c'è Ciani sindaco, mi dispiace. Una grande stima da parte mia e secondo me in futuro io adesso auguro le migliori fortune al sindaco, però cioè, se avessi dovuto fare la scelta per me già di sindaco. Se mandi questa immagine alla famiglia Agnelli è finito, almeno rimane l'importante è che il direttore sceglie questa musica che è andato tanto questo significa che il mio è enorme e ci sono un mio numero. Oh, tutti arrivare a Siena, sono sicuro! Sarà molto bello per questa intervista, visto che sono molto la resta, aggiungi qualcosa? No. Vorrei congratulare con il mister e farti davvero le migliori fortune per la sua carriera e sono sicuro che sarà lui. Quindi ci vediamo in un'altra.